Maria Angioni, l'ex PM indagata per false dichiarazioni, oggi firma l'appello in cui chiede verità e giustizia sulla bimba scomparsa da 17 anni. Il 22 luglio, compare sul sito charge.org una petizione gratuita avviata da Valentina Vacca, una sostenitrice del caso Pipitone. Si riaccende così il dibattito pubblico sulla questione, aprendo una petizione gratuita. Maria Angioni, sul suo profilo Facebook, incita i suoi amici a firmare la petizione e insieme ai sostenitori chiede di illuminare il 1 settembre, giorno della scomparsa di Denise Pipitone, le facciate del Pirellone, cioè il grattacielo di Milano, dove ha sede il Consiglio regionale della Lombardia. Il gesto chiesto dall'ex PM è un simbolo per chiedere verità e giustizia sul buio che da 17 anni attanaglia la famiglia della piccola Denise. Proprio lo scorso 18 giugno la Procura di Marsala ha mandato un avviso di garanzia alla Angioni. Maria Angioni si era più volte esposta sul caso Pipitone. In una diretta televisiva ha denunciato la rete di protezione intorno alla famiglia Pulizzi Corona e aveva riferito di alcuni sospettati del rapimento della piccola Denise Pipitone. Noi ci chiediamo come mai ci sia tanto accanimento contro la Angioni e non contro i vari sospettati. Anche secondo voi, dovrebbero concentrarsi sui sospettati invece di andare contro un ex PM che pur avendo sbagliato ha sempre combattuto per il caso di Denise. Vi lasciamo il link nella descrizione per firmare la petizione. Fateci sapere la vostra opinione su quest'iniziativa. Per restare aggiornato, iscriviti al canale e attiva la campanella.